Consiglio regionale siamo riusciti a far approvare all'unanimità una mozione che impegna il governo nazionale a una maggiore attenzione alle problematiche del gioco d'azzardo. In particolare nella conferenza Stato-Regioni speriamo che venga accolta l'idea di una vera e propria autonomia degli enti locali nella capacità di gestire gli aspetti di vendita e di rivendita nel contesto delle sale giochi e delle slot machine rispetto ai giochi legali. I comuni e le regioni sono l'unica frontiera che può davvero combattere questo fenomeno della ludopatia che sta massacrando migliaia di famiglie del nostro paese. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere che la regione toscana si costituisse parte civile nel processo Banca Etruria. Abbiamo chiesto ai consiglieri regionali di dire da che parte stanno, di scegliere se stare dalla parte dei poteri forti delle banche o se stare dalla parte dei cittadini truffati, dei risparmiatori toscani truffati. Ovviamente il PD ha scelto di stare con i poteri forti e quindi ha votato contro la nostra mozione di buonsenso. Il Movimento 5 Stelle è sempre dalla parte dei cittadini. È stato presentato oggi il documento preliminare a quella che sarà la nuova legge sul turismo in Toscana. Diciamo che dal punto di vista delle linee guida che abbiamo individuato ci sono segnali positivi. Naturalmente tutti questi dovranno essere messi all'interno di una buona legge e quindi dovranno essere fatti degli articoli che vadano a normare specificamente tutto quanto è avvenuto nel turismo negli ultimi anni e che avverrà in futuro. Quindi è importante che ci sia una normativa di tutte quelle fattispecie dove c'è assenza di disciplina fino ad ora, si pensa all'albergo diffuso, al condotel, tutte queste mancavano nella 42 del 2000 e soprattutto tutte le evoluzioni moderne di offerta e gestione di tutto il prodotto turistico e del territorio. Nel Consiglio regionale abbiamo presentato una proposta di modifica del regolamento interno. Ad oggi è in lavorazione un nuovo regolamento per l'Assemblea legislativa e noi abbiamo fatto questa proposta che va a modificare le funzioni del presidente del gruppo consiliare. Noi del Movimento 5 Stelle, che facciamo la rotazione del capogruppo, abbiamo voluto mettere all'interno del regolamento questa possibilità per il presidente del gruppo consiliare di poter delegare la funzione di capogruppo una volta a un membro, una volta a un altro. Quindi speriamo che venga accolta perché è di buon grado e di buon senso. La nostra proposta di legge 77, tesa a razionalizzare i costi della politica e riguardava nella fattispecie la commissione pari opportunità, è stata bocciata anche in consiglio. Avevamo proposto che le indennità corrisposte all'ufficio di presidenza, al presidente e ai suoi componenti, fosse trasformata in gettone di presenza. Il PD da quell'orecchio non ci vuole sentire. Noi chiediamo una razionalizzazione dei costi della politica e loro rispondono no. Questo PD andrà poco lontano. Giusto, un ulteriore strumento digitale a disposizione dei cittadini. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, aiutaci a sostenere la piattaforma online Rousseau, dove poter fare formazione e soprattutto scrivere le proposte di legge di iniziativa popolare per le regioni, per il Parlamento europeo e nazionale. Uno dei migliori strumenti di democrazia diretta, tipica del Movimento 5 Stelle. È una piattaforma gestita direttamente dai cittadini, i quali possono partecipare in maniera diretta, sul serio. Contro la politica che decide dall'alto e non si confronta con i cittadini, Rousseau è uno strumento perché la politica riparta dal basso. Sostieni Rousseau!